E bello ragazzi, sono il Giro Blog, sono qui oggi a portarvi un nuovo video in cui vi mostro qualche highlights. E oggi andremo a giocare con l'Outlaw con 5 accessori e il mirino, perché dobbiamo fare le sfide per farlo oro. Infatti ho appena finito le sfide del un colpo morto, che io tra l'altro non ho fatto su veterano, quindi ho preso le peggio malattie per farla, perché questo cecchino qua fa solo ed esclusivamente hitmarker. Sempre, 9 volte su 10 fa sempre hitmarker. A meno che non lo prendete in testa, a quel punto lì pure il gioco ha detto ma se fanno headshot magari facciamogli fare un colpo morto, perché sennò. Quindi oggi proviamo a fare un po' di killozze con 5 accessori e un mirino, ma tanto faremo solo dei gran hitmarker. Ci chiamo una mezz'oretta e poi vi porto qualche highlights. Oh, Arsenal per fortuna è una bella mappa, però tanto ce la rovineranno gli avversari, perché su PC only pro gamer. Proviamo a giocare con Ruin, ma bah. Oh no, ma perché c'è questa... ah no, ma ho sbagliato classe, lol. Credo di avere quella mimetica lì che mi fa ben ben cagare. Questa qua, davvero milanista. In realtà non è bellissima come mimetica, però è una di quelle migliori che ho prima di quella oro, che non ho ancora sbloccato. Anche perché quest'arma come ha fatto penare e non poco. Ok, come mai non ho fatto hitmarker? Sì, comunque non c'era un mirino decente, ho dovuto mettere la CG, che non mi piace. Cioè la CG è un mirino che va bene da vicino, però hitmarker? Davvero? Strano. Nemico eliminato. Questa qua che arma sta usando? Fucili di MR, non li usa nessuno. Sto no scope qua mi è proprio entrato a culo. Tra l'altro devo, oltre a questo, probabilmente al primo prestigio sbloccherò il Koshka, in modo tale che poi posso averlo. Hitmarker. Posso sbloccarlo, anche perché il Koshka anche lì fa tanti tanti hitmarker. Anche, allora, in teoria ha 14 di danno, quindi 140. Più grosso calibro dovrebbe non fare hitmarker, perché toglie 150. Solo che fa hitmarker comunque un botto di volte. Non so bene come funzioni, però in teoria te viene 150, non dovrebbe fare hitmarker. Se qualcuno lo sa, me lo scriva qua sotto, perché a me risulta che fa comunque abbastanza hitmarker. Hitmarker, ovviamente. I creatori quando dicono vabbè facciamo un cecchino, e poi dicono vabbè ma di danno mettiamogli 130 su 150, io dico ma porca di quella, cioè posso, cioè per me ogni cecchino se prende dal petto in su dovrebbe fare sempre one shot one kill. Non può hitmarkerare un cecchino, perché tirano gli stessi numeri di colpi il il Gorgon e, cioè scusate, il Titan e l'altro tolgono lo stesso numero di colpi. Spiegate. Tra l'altro quello di quanto lo odio col DMR. Ecco, come esempio il DMR va bene. Il DMR uccide in due colpi, questo qua incide in due colpi. Solo che questo qua c'ha una cadenza che è bassissima rispetto a al DMR. Per quello che non capisco il senso. Cioè, pazzesco! Il DMR dovrebbero vietarlo in tutti gli stati. Ma guardate quello lì, figa, mira fissa! Questo qua col DMR one shotta come io one shotto con il cecchino. Stesso danno. Ok. Tutto sistemato. Eccone. solo hitmarker. Niente, prova a mettere il reflex almeno. Vediamo se riusciamo a fare leggermente meglio. Ma dubito, raga, dubito. Una cosa che ho notato è che usare il silenziatore su quest'arma qua non cambia il danno, che tanto fa sempre solo hitmarker. Quindi almeno ho il fattore stealth a mio favore, e quindi posso usarlo.
Per questo lo utilizzo con il silenziatore spesso. Almeno gli arrivo da dietro, ho la possibilità di sparare due colpi almeno, posso ucciderlo. Se no, niente, è infattibile quest'arma qua. Cioè, com'è possibile? Com'è possibile che io gli faccio hitmarker mirandolo sul collo? Cioè, è pazzesco, è veramente una vergogna. Cioè, com'è possibile? Com'è possibile che faccia hitmarker lì? A quell'altezza. Almeno il... com'è che si chiamava quel... quel cecchino che avevano aggiunto dopo su Black Ops 3 che faceva sempre hitmarker, non mi viene in mente. Comunque quello lì, se miravi qua, faceva killava. Cioè, killava. Cioè, è pazzesco. Questo qua fa sempre solo hitmarker. Che cazzo. Tutte le volte devo sparare due colpi per ucciderli. Cioè, uno non può fare una feed con questo cecchino qua. Cioè, ma è pazzesco. Questo qua, Tag Clan Phase. L'unica cosa di Phase che ha è essere un gran figlio di troia. Cosa è successo che non ho fatto hitmarker? Ho sbagliato. Hitmarker co! Questo qua non gli ho fatto il marker solo perché l'ho preso in testa, se no avrei parkerato anche lui. Lancio una scimmia a stabilito, quota di cioè, ma è pazzesco, ma è pazzesco! Pazzesco questo gioco, è una vergogna. Uno se vuole giocare con questo cecchino qua deve andare per forza in veterano. E vi sembra normale? A me non sembra normale. Contatto visivo. Una volta che riesco a killare una persona avendo hitmarkerato la collateral, perché ho hitmarkerato la collateral, devono finire la partita. Pazzesco. Comunque io penso che, non lo so, se potessi shoppare la sfida di fare un colpo morto con questo cecchino qua, lo farei, perché mi evito tante pene. Per fortuna che almeno la sfida esegui 50 uccisioni con il mirino e 5 accessori, perché fosse esegui 50... un colpo un morto ci metterei tipo il quintuplo del tempo per farla. Però è così. Non so come faccio ad avere 1,95 di rateo e chi ha morti, perché usando solo il cecchino. Perché l'unico modo per killare è stordirli con il coso e poi killarli, perché sennò è impossibile. O usate il Seraph, non lo so. Pazzesco. Io sono anche una bella serie con quest'arma, però. Tiro una nine bag. Dai, ma figo! Cioè, è possibile che io faccia il tweet marker su due, ma è una vergogna. Cioè, a me fa passare la voglia di giocare a questo cecchino qua. Io non vedo l'ora di finire queste sfide qua. No, è una vergogna, è una vergogna. Chiudiamo e torniamocene a casa. Ci vedono. Madonna. Io non ce la faccio più, non ce la faccio più. Mi mollo una nine bang. Accecati. Addio. Ma io faccio sempre doppia quando finisce la partita, ma è pazzesco. Io non so se sia sfortuna, se non ci sia qualche casualità. Io non lo so. Doppia sempre poi finisce la partita. Proviamoli tutti i mirini e vediamo com'è. Adesso provo il mirino classico che non ho mai provato e non so nemmeno come sia. Ma penso sia il mirino metallico. Penso anche che sia abbastanza schifoso, però. Tanto con questo cecchino non è che abbiamo tante possibilità.
Ma sicuro non ho fatto hitmarker perché il mio compagno le aveva già ferite un po'. Io questo cecchino qua non lo userò mai più. Basta, mi sono proprio rotto il cazzo. Bella, raga.